tanto che problema c'è? Da domani dieta. Oddio, ma che schifo. Un bacio. Sulla guancia, avanti. Spacchiamo i nastri. Soga. Carlo Cracco, chi ma cosa? Salve a tutti, sono le 21:31 di domenica 12 novembre. Domani dovrebbe avere inizio la nostra ipotetica dieta e quindi abbiamo deciso di fare una serata sgarro dove mangiamo cose schifose. Non che le altre sere non mangiassimo cose altrettanto schifose, però stasera un pochino di più. Sono al PC e sto decidendo che cosa ordinare. Il problema è che ci sono veramente tante opzioni: pizza, sushi, hamburger, panini, piadina, che ne so io. I drammi esistenziali. Ho trovato quello che voglio: doppio hamburger di manzo, doppio cheddar, insalata, pomodoro grigliato, spicy corn sauce, peperoni alla piastra, cipolle caramellate, relish di pomodoro e jalapenos. Di contorno un po' di patatine fritte, ovviamente. Non ci resta che ordinare e mangiarlo. 13 euro di panino, sì. Lo voglio gigantesco. Stavo aspettando l'ordine e ho pensato: è l'ultima serata, una sorta di addio al celibato delle cene e dei pasti sgarrosi. Posso mangiare solamente un panino? Quindi ho ordinato una vaschetta di kebab media. Il problema è che non sto scherzando e ho anche scritto questo qua. Io e la Marina la domenica sera lo prendevamo sempre. E stasera, guarda un po', è domenica. E visto che non è sempre domenica e oggi lo è, lo posso prendere. Tanto che problema c'è? Da domani dieta. Ogni volta che ordino qualcosa a mangiare a casa non arriva mai, mai l'omino al piano giusto. Sbagliano sempre scala nonostante tu gli dica la giusta. Io stavo mettendo a posto la camera. Comunque ecco, è arrivato tutto. Ora mangiamo. L'hamburger da una parte. Stai aspettando un altro ordine. E il kebab da un'altra. Sì. Che serata sgarro è altrimenti? Mangiare l'hamburger. Sì. Il kebab ti verrà dopo quando avrai più fame. Mangerò anche il kebab dopo quando avrò più fame stasera. Comunque abbiamo detto che stasera ordiniamo e quindi ne approfitto per ordinare anche la mia stanza. Buon appetito. Lo spoilerà, lui non lo sa. La sorpresa è bella vedere alla fine. Tutto questo è stata un'idea di Tudor che adesso rimpianti e si è fatto il pollo. Coglione. Facciamo l'addio al celibato delle cene. Cheat. Serve un piattino. Però siamo sullo scherzo a lunghezza d'onda. Non stavi scherzando. Hanno già suonato. Stavi scherzando. So che non stavo scherzando. Forse il secondo ordine è arrivato un po' troppo presto. Sì? Stai facendo col mio hamburger? Sì, certo, l'avevo visto, non l'hai messo. Bastardo. Non ci crederete mai, ma anche questo si è perso nel palazzo. Cioè, io non ho parole. Questo però adesso non lo mangio, lo mangio più tardi perché altrimenti esplodo. Quindi lo piazziamo qua, nel forno. Dopo gli si dà una bella riscaldatina ed è perfetto. Mangia? Perché state guardando i video di Jack Sparrow? Non ha senso. Perché si vede che sono un figlio, non è un bravo attore. Buonanotte. Buonanotte, ma noi stiamo cenando. Io ho già cenato. Quando hai mangiato? Non ci ho aspettato. Ti ho detto, ordinavo, te stai facendo il pollo, ci ho messo 40 minuti per fare due cuscette di pollo. Mamma mia, sì. A mangiare, sto mangiando freddo, infatti, coglione. Raga, grazie. Petizione nei commenti. Un cuore a Surri. Ne ha già uno, ma uno che abbia anche i sentimenti, non solo che pompi sangue. Buonanotte. Buonanotte. Questa è la mia videocamera. Ci sono. Dagli un bacino. Voglio un bacino qua. Anche io voglio un bacino qua. Ci devi dare un bacio a testa qua. Anche io voglio un bacino. Colpettino a te, colpettino a te. Un bacio qui o non vai a letto? Un bacio ti facciamo un bacio. Un bacio ci dici buonanotte e buon appetito. Ok. Anzi, buon appetito e buonanotte, vai. Inizio. Anche 50 euro magari. La prossima volta ne parliamo, però adesso no. Vi do questo. Ci sono tre polpette al sugo buonissime che sono rimaste perché ho troppa roba nel frigo. Buone, però voglio anche la buonanotte e buona pace. Anche io voglio il bacetto, però. Che cazzo vede? Questi stronzi. Poi dicono: ma non dite che Shuri non ha un cuore. No, 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 no. Ma un bacio solo, un bacio a, a Stefano, dai. Spacchiamogli la stanza. Spacco pure. Un bacio. Ma sulla guancia, avanti. No. Dai qui. Dici buonanotte. No, perché non funziona così. Buonanotte e buon appetito. Non funziona. Devi venirti dal cuore, infatti. Tu digli: no, non lo voglio il tuo bacio. E lui arriverà a dartelo. Non lo voglio il tuo bacio. Ok. Funziona tutto. Strategia inversa, voglio il bacio adesso. Dai. Dai il bacetto. Se non dai il bacio non vai a letto. Che casino c'è in questa casa. No, ma i porcellini che fine hanno fatto? Sì, è arrivato. Li hai venduti come avevi detto? Tu gli hai fatto la griglia. Dai, li hai venduti. Non ci voglio credere. Quanto ti hanno pagato? Ti sei mangiati, li hai venduti. Dammi un bacio, non dico niente a nessuno. Taglio il pezzo in quattro che li hai mangiati. Cazzo, devo andare a dormire. Almeno dici buon appetito. E ho detto, ho detto. Dici buon appetito e buonanotte, vi voglio bene. Eccolo, ciao. Pensavo che le cose fisiche non gli piacessero, ma almeno dire ti voglio bene. Dai, dai, ce la puoi fare. Vieni con mia mamma. Appunto, inizia da noi. Non ho parole. Vieni, buonanotte e buon appetito. Noi ti vogliamo di, bene. Buon appetito e buonanotte allora. Ma
già detto. Dillo. Vi voglio bene anch'io, amici miei. Buonanotte. Faccio un doppiaggio e dico vi voglio bene e ce lo metto sotto. Fregato. Mentre Tudor si pappa il suo pollo con formaggio, io mi sono preso le patatine. Ma sei ancora qua? Dacci la buonanotte e dacci un bacio subito. Schifo. Che schifo. Si è chiuso, si è chiuso. No. Te sei lento però, cioè due ore, ci hai messo anche inciampato qua. Ho detto ordiniamo su internet e nella stanza e mettiamo a posto, te lo giuro. Ok, allora mangiamo. E poi mettiamo a posto. No, ma è piccolino questo hamburger. Cioè, che palle. Da una parte hai preso l'hamburger e dall'altra parte le patatine. Eh no. Ma che stai lì? Che vuol dire stai lì? Dove ho sbagliato? Sei incoglionito, ma non le facevi le patatine, quello dell'hamburger? Ma sei scemo. Cosa? Questo panino sembra la fine del mondo. Tu non mangi? Io sono a dieta, Stefano. La dieta inizia domani, abbiamo detto. Tu hai detto facciamo l'addio al celibato delle cene. Sono state parole tue. Queste sono parole che uscite dalla tua bocca. A me questo video è venuto in mente solo perché hai detto così. Ma veramente? Se no l'avrei mai fatto. E com'è che si chiamerà? Da domani dieta. Che poi sarà da oggi dieta perché è lunedì domani. Eh sì. Ma non uscirà mai questo video in realtà. Lo dico, ma oh mio Dio, doppio hamburger, qua che roba. Non ha senso che zio dici da domani a dieta e il giorno prima ti sfondi di cibo. Non ha veramente senso. Io stavo scherzando. Infatti mi sono già fatto il pollo. Allora facciamo un calcolo delle calorie. Voglio fare il record stasera. Cioè non farò mai il record. No, no, no. Voglio fare il record di una cena normale. Contamele, contamele. 1500 kcal. Ma zio, ma che schifo. Logicamente si pulisce con le patatine. Sei un cazzo di uomo primitivo. Comunque c'era scritto hot fries. Non sono piccanti. Bastardo, questo hai preso dal sito dell'hamburger. L'ho visto, bastardo. Cosa hai preso altro? Non puoi saperlo tu, non lo saprai mai. Lo indovinerò. Piano che non te lo mangia nessuno, tranquillo. Raga, buon appetito. Quindi sera domani quale sarà il menù della nostra giornata? Stefano non fa la dieta. Stefano fa il regime. Quindi per una settimana non mangia niente. Pollo alla griglia. E? Farro. Che ti fa schifo. Riso in bianco. E? Tonno. E? Il pollo che stai lanciando sul mio tavolo. L'hamburger che stai buttando sul tuo cazzo di computer. È vero. C'era pure la salsa, si è appiccicata allo schermo. Nooo. Sta peggiorando la situazione. Non si vede tanto. Se l'avessi fatto sul computer di Surry. Sì, Surry sarebbe già con la pompa in mano. Minchia. Faceva il reso su Amazon per averne uno nuovo. Mi è arrivato con del ketchup sopra. Ma l'ha comprato 3 anni fa. L'ho visto ora il ketchup. Buongiorno. Sapete questo che cosa significa? Che il mio domani è già arrivato. E quindi da oggi sono ufficialmente a dieta. Visto però il taglio brusco di ieri sera, volevo farvi vedere com'è andata poi la serata. Perché ho mangiato tutto quanto il mega panino, ma non ho preso la seconda ordinazione. Che infatti si trova ancora dentro al forno. Le condizioni non sembrano le più buone al mondo, però non sembra neanche cattivissimo. Kebab con pomodoro e insalata. Adesso vi spiego come trasformare quel piatto, che doveva essere di ieri sera, doveva essere una cosa brutta, in una cosa buona. Perché sto andando a giro per la casa? Surry, che non pulisce mai la sua griglia quando la utilizza, guardate in che condizioni lascia le cose. Ci serve del riso. Quello normale va benissimo, ma io preferisco quello basmati. Eccolo qua. Non ce n'è tantissimo, ma sarà più che sufficiente. Ciao. Quella delle vitamine. Fortunatamente noi abbiamo il bollitore per il riso. Quindi ci vogliono veramente 15 minuti per farlo. Un dubbio omletico che ti volevo porre. Dove hai finito il coso per cuocere il riso? Perché io ho preso trovato questo, ma ci manca la base, quella che riscalda tutto. Mi sa che il riso resterà solo un miraggio. C'è un piccolo problema, che non trovo quello per cuocere il riso. Ma adesso lo cerco. È possibile che le cose qui spariscono in casa a un momento all'altro? Ma... ma che cavolo sta succedendo? Perché Tudor sta registrando un video in stile strambo con una pentola e il cuociriso? Io faccio finta di niente, eh? Questo lo prendo io. Tudor sta registrando un porno con le pentole. Lascia aperto. Mettiamo a cuocere il riso e ci vediamo tra pochino. Abbiamo messo l'acqua, adesso direi un po' d'occhio di mettere il riso. Non esageriamo perché poi si riempirà tanto d'acqua e gonfierà tantissimo. Nel caso in cui non avesse capito, oggi è già lunedì 13, quindi questa è già la mia dieta. Ci vorrà un quarto d'ora 20 minuti, quindi adesso aspetto, poi metto a riscaldare la carne e successivamente buttiamo tutto insieme. Fino a che la luce sarà rossa, quindi quella del piano di sotto, vuol dire che non sarà pronto il nostro riso. Ma è solamente questione di tempo. Perché sta succedendo questo? Surry entra in camera e mi butta una moneta di cioccolato. Devi fregarmi, eh? Soga. Dobloni d'oro per farti capire chi comanda, se. Non so se è una cosa promettente che scoppietti, ma ci siamo, secondo me. Quella è la mia videocamera. Ma è la mia videocamera. Mi aiuti a prendere l'altra in assistenza e io ti restituisco la tua. In questa casa iniziano a sparire le cose. Forse uno l'ho trovato. Ok.
Purtroppo non è molto riso perché è rimasto attaccato tutto quanto alla pentola. Ma chi se ne frega. Questa è la nostra griglia sul fuoco. Ora prendo e ci rovescio la nostra carne. E voilà. Gli diamo una bella riscaldatina in padella. Giusto un po' di pepe. Quando pensiamo che sia caldo lo uniamo al riso. Carlo Cracco chi, ma cosa. Perfetto. Carne tutta dentro, tutta quanta. Sì, così. Adesso mescoliamolo. Ci buttiamo pomodoro in salata. Mi sa tanto che c'è pure il piccante. Questo qua lo dividiamo in due. Abbiamo detto dieta, però in compagnia. Quindi anche Tudor dovrà farla. Quando ho detto lo dividiamo in due, però non intendevo questo. Il pranzo è servito. Tudor. Grazie. Il pranzo è pronto. Assicuro mezzo piatto per uno. Sicuro che vada bene per la dieta? Riso e carne. Allora è buono fare la dieta, cavolo. È buono, sì. Buon appetito. Io però che sono un pochino zozzo, un filo d'olio fatto dal babbo. Ah, very good. Questo è il primo pranzo della mia ipotetica dieta. Ipotetica un corno, stavolta facciamo sul serio. Dai ragazzi, il video finisce qua. Spero che vi sia piaciuto. Se così è stato, mi raccomando, spolliciate, commentate, condividete. E se ancora avete fatto, iscrivetevi al canale. Ricordatevi che fare la dieta non vuol dire non mangiare, ma significa mangiare bene e salutare. Io vi saluto. Qua da sempre tutto. Presto vedrete di che pasta sono fatto o di che riso sono fatto, è un uguale.